bene. Sì, tutto bene. Ho visto il futuro, signore e signori, e l'ho portato con me per mostrarlo. Sono stato all'esposizione di Filadelfia lo scorso anno. Un tizio di nome Edison ha fatto un'invenzione. Sì, si tratta di una lampada elettrica. Molto presto arriverà ovunque, illumineranno l'intera città con questo aggeggio. E non dovrete più andare a letto con le galline. Oh, santo cielo! Ma che razza di diavoleria è? Caspita! Incredibile, non ho mai visto niente funziona? Del genere. Non l'ho capito bene nemmeno io. Ma quello che so è questo. L'elettricità viaggia attraverso i fili di rame, come i segnali telegrafici. Nei prossimi anni la domanda di rame aumenterà e i prezzi andranno alle stelle. Quindi, noi vorremmo aprire una miniera qui e costruire un impianto di fusione da questa parte. È tutto, signori, ed è molto semplice. Se concedete alla Sierra Copper i diritti minerari, vi ricompenseremo generosamente, creando posti di lavoro per un'America degna del nuovo secolo. Ascoltate, da domani ci sarà una grande svendita di lampade a olio, se vi interessa. Bene, io ci sto, andiamo a votare. Non ancora, aspetta. Ecco. E secondo me è una buona idea, signor Sully. Puoi evitare di parlare, Sully, tanto sappiamo bene come la pensi. Siamo uno stato, c'è sempre più gente che arriva qui in cerca di lavoro. È vero. Potrebbe tornare molto utile alla nostra città, Sully. Io non sarei così ottimista, signorina Dorothy. Il problema, secondo me, è che la vostra miniera è troppo vicina al fiume e il materiale di scarto potrebbe avvelenare l'acqua che arriva in città. Posso assicurare che questo non succederà. La Sierra Copper prenderà tutte le precauzioni. Sarà come dice lei, signor Garrick. Ma finché io non vedrò coi miei occhi i progetti che la sua compagnia ha in corso, non posso votare a favore. E non credo che gli altri membri della commissione vogliano assumersi questa responsabilità. No, certo che no. Allora, chi è a favore? Spiacente, signor Garrick. Permesso negato. Il prossimo ricorrente è la William Land Company. Da quanto tempo ce li hai dentro? Rispondi, Evan. 2 giorni. Si può sapere cosa ti è venuto in mente di infilarti dei fagioli nel naso? Una sfida con Jimmy. Scommetto che se ti avesse sfidato a saltare giù dal tetto avresti fatto anche quello. Quanto è alto il tetto? Stia tranquilla, signora Slopes, non credo che vi sia alcun danno. Katie, prendi una bacinella. Allora, non posso usare strumenti per rimuoverli, rischierei di spingerli ancora più in su. E un intervento è da escludere. Grazie, Katie. Li lascerà dove sono? Oh, no, potrebbero mettere le radici. Beh, io ti consiglio di non farlo mai più. Altrimenti spunteranno dei rami di fagiolo dalle tue belle orecchie, hai capito? Sì, signora. Gli tenga questa sotto il mento. Cos'è quella roba? In latino si chiama piper nigrum. Chiudi gli occhi e chiudi la bocca. Pepe nero. Signor Sully, potrei dirle 2 parole? Apprezzo i suoi sforzi per cercare di preservare le risorse naturali. Ma le converrebbe cambiare il suo voto. Ah sì, e perché? Beh, un uomo sveglio riesce sempre a fare quattrini. Davvero? Guardi Carnegie con l'acciaio e Rockefeller con il petrolio. Le opportunità di fare fortuna sono dappertutto. Quelli per cui lavoro hanno molta considerazione per chi condivide i loro progetti. Sì, mi sembra di capire. C'è da diventare ricchi, eh? È così. Purtroppo io e lei, signor Garrick, abbiamo opinioni molto diverse. È un peccato.
Perché quelli che si oppongono all'inevitabile quasi sempre subiscono gravi conseguenze. Mi scuso se ho tardato tanto a rispondere, ma Andrew e io abbiamo ricevuto la notizia solo pochi attimi prima di salpare. Festeggeremo il tuo compleanno quando torneremo in estate. Mi manchi tantissimo, mamma, con tutto il mio affetto, Colin. No, è un vero peccato e non verrà nemmeno Matthew. Non mi posso aspettare che siano tutti qui a ogni compleanno. Perché no? Buongiorno, Grace. Ah, Sally, vuoi del caffè? Grazie, e anche un po' di torta. E questo cos'è? È un regalo di compleanno. Non l'ho dimenticato. Ah, è una bellissima scatola, grazie. C'è dentro una cosa. Oh, veramente? Ah, oh, Sally, è bellissima. Mi ricordava te, anche se tu sei più bella. Grazie. Lo sai, ti amo, Michela. Vi comportate come se non foste sposati. Grazie, Grace. Sally, eh? Ricordi quei semi di cui abbiamo parlato? Sì? Secondo te quanti ne germoglieranno? Una quarantina, credo. Molti di più di quanto mi aspettassi. È una varietà molto robusta. Allora dovrò cambiare il vaso. Colin e Andrew non ritorneranno prima di quest'estate. L'ospedale ha chiesto loro di restare. È proprio un peccato che non ci siano. Però sono molto fiero. Mia figlia che cura la regina. Beh, lavora con i medici reali. La regina l'ha vista una volta. Dalle del tempo. Vediamo come ti sta. Niente sorprese, capito? Oh, no. Sorprese, no. Pensavo di vestirci un po' eleganti, di preparare una cenetta a casa e poi quando i bambini sono a letto di arrotolare il tappeto e ballare un po'. E quanti balli devo concederle, signor Sally? Un'infinità. Questa me l'ha regalata papà. Bella, eh? È bellissima. Muy bien, niña bonita. Magnifico! Bravo, mi bailarinita. Ah, è stato bellissimo, Juanita. È stato Guarda, bellissimo. Arriva qualcuno. Lo conosci? Ah, perdonami. Solo un momento, querida. Tieni. È su un gringo. Signor Calloway. Mi dispiace. Non ho convinto Sally a cambiare il suo voto. Beh, questo non lascia scelta. Che vuole fare? Non sono affari suoi, signor Garrick. Vada in città e aspetti, verrà pagato questa sera. Allora, Juanita, sei contenta di tornare a casa? Attenti! Gli ha sparato! Per quale motivo? Si può sapere perché l'hai fatto fuori? Perché stava barando. Ma lui ha sempre barato. Ma adesso la smetterà. Avanti, chi dà le carte? Guardate, il proiettile è conficcato qui. Ted, non ti ha colpito, ti ha mancato. Non sono morto. La notte è ancora lunga. È meglio che tu vada a casa prima che gli passi la sbronza. Forza, ragazzi, tiriamolo su.
Violenza. L'ultima risorsa di un uomo disperato. Non è nel mio stile. Si ferma molto? Prendo la diligenza di domani. Vuole un po' di compagnia nell'attesa? Sfortunatamente, devo fare altre cose. Mi aspetta una certa faccenda. Assaggia. È un'ottima zuppa. Veramente salsa. È una salsa? Sì. Comunque la festa mi sembra ben organizzata, Sally. Festa? Che bello, facciamo una festa per me. Sai tenere un segreto anche a te? No. Beh, ma dovrai farlo. Non devi raccontare alla mamma di questa festa. Eh? Deve restare un segreto. Shh. Brava, siamo intesi. Sally, puoi venire un momento? Shh. Arrivo. Sai tenere un segreto, Annie? Che eleganza! Grazie. Vuoi provare qualche passo di ballo prima di cena? Veramente ti ho chiamato perché purtroppo non c'è Colin ad aiutarmi a chiudere il corsetto. Cosa c'è? Pensavo alla prima volta che ti ho visto così elegante. E io a quando ti ho aiutata a togliere il corsetto. Se non ricordo male, hai usato le forbici per i bendaggi. E se non ricordo male, l'idea fu tua. È vero, ho sempre con me la mia valigetta. Fatto. Sally, tu mi trovi ancora... Trovo che tu sia la donna più bella del mondo. E lo sarai sempre. Mamma! Katie, non è educato. Ci stavi spiando, eh? Su, entra. Vado a vedere a che punto è la cena. Buonanotte, piccola. Buonanotte, papà. No, basta, basta. Perché non vai a letto, eh? Non ho sonno. È un bellissimo vestito, mamma. È un regalo della tua nonna di Boston. Dov'è Boston? Boston? È molto lontana da Colorado Springs. Vedrai che un giorno ti ci porterò. Va bene, signorina? Ora va a letto, su. Posso dormire qui, mamma? Katie! Ti prego. Va bene. Hai già detto le preghiere? 2 volte. Ti voglio bene. Anch'io. Buonanotte, tesoro. Buonanotte. Buonanotte, Annie. Buonasera, signor Sally. Buon compleanno. Grazie. Gradisci un po' di champagne? Champagne? L'ha fatto arrivare Lauren da Parigi? Oh, allora, merci. Sono felice che tu sia al mondo. Dottor Mike! Dottor Mike! Sembra la voce di Horace. Horace. Oh, scusate se vi disturbo, ma Robert sta male. Che sintomi ha? Ha un dolore lancinante al fianco. Quale fianco? Questo. Ma ne sei sicuro? Oh, sì. Si potrebbe trattare di un mal di stomaco, ma se il dolore è localizzato potrebbe essere l'appendice.
Ho capito, vado a preparare il carro. Prendo la mia borsa. Dottor Mike! Dottor Mike, di qua! Ma da quanto tempo sta così male? Da un paio d'ore. È stato quel pollo. Pollo non aveva niente di strano. Robert, adesso devi cercare. Il pollo che ho cucinato era buonissimo. E allora come mai sto così male? Mi hai avvelenato. Quando vorrò avvelenarti non avrò certo bisogno del pollo. E adesso basta, ora mi hai fatto veramente perdere la pazienza. Venga, venga, venga con me. Era marcio. Guardi con i suoi occhi. Guardi in questa pentola e poi mi dica che cosa ne pensa. Sorpresa! Grazie infinite. Buon compleanno. Faremo i conti più tardi. Non vedo l'ora. Tanti auguri, mamma. Chi è rimasto con Katie? Horace. Gli manca la sua bambina. Era contento di stare con Katie. Vuole ballare? Molto volentieri. Strano, avrei giurato. Perché una brava ragazza, perché una brava ragazza, perché una brava ragazza, nessuno lo può negar. Dottor Mike! Dottor Mike! Dottor Mike! Horace! Mi dispiace, dottor Mike. Cos'è successo? Lei non c'era più. Ma che dici? Oh, signore, un uomo se l'è portata via. Katie. Oh, no. Oh, no. Oddio mio. Jake, Robert, trovarla. Se qualcun altro vuole darci una mano. Sally. La troveremo, ti giuro che la troveremo. Oddio. Sta perdendo sangue. Ecco, signor Bray. Grazie, Edgar. Questo è per te, ragazzo. Ne avrai bisogno. E speriamo in bene. Chi può aver fatto una cosa simile? Chiunque sia stato non vuole farle del male. Si è preso anche qualcuna delle sue bambole. Hanno forse richiesto un riscatto? Niente. Io sono sicura che Katie sta bene. È una bambina molto sveglia. Io non so che cosa farei se... Michela, vedrai che la troveranno. Vado a stampare dei volantini e in mattinata li distribuiremo. Sono tornati. Trovato qualcosa? No, però c'erano due cavalli. Non sappiamo su quale dei due fosse Katie, quindi dovremo dividerci. Brian, tu segui quello diretto verso est con Jake. Noi andremo a sud. Partiamo fra mezz'ora. E io cosa faccio? Tu starai qui a spedire telegrammi, Horace. Città, posti di guardia. Qualcuno l'avrà pur vista. È meglio pulire la ferita. Vieni dentro. Ah, aspetta un attimo, vengo subito. Lauren, non gli serve quel fucile. Perché no? Perché lui sa come la penso. Ma mia sorella è stata rapita. Ci sono già abbastanza uomini armati. Io non sono più un bambino. Voglio tenerlo.
Dottor Mike, mi dispiace molto. Non è colpa tua. Non so darmi pace. Nessuno ti biasima, Horace. Io ho tentato di impedirlo. Lo so. Sono passati di qui circa 7 ore fa. A che stai pensando? Katie non è su questo cavallo. Come puoi esserne certo? Perché l'uomo che monta quel cavallo si è fermato 2 volte. E non ho visto nessuna impronta di Katie. Voi seguite le tracce, io vado a cercare Garrick. Chi è Garrick? Quello della compagnia mineraria. Voleva che cambiassi il mio voto. Mi ha detto una cosa. Ti ha minacciato? Mi ha parlato di gravi conseguenze. E perché non me l'hai detto? Perché la gente parla di tante cose, Michael. Hanno detto di peggio a te. Partiva con la diligenza stamattina. Lo raggiungo a Soda Springs. Ci rivediamo in città. Andiamo. No. Cosa vuoi? Sono disarmato. C'è una persona con cui devo parlare. Ma che succede? Garrick. Dov'è Katie? Chi? Dov'è mia figlia? Non lo so. Ehi, che ti prende? Lascialo in pace. Ha rapito la mia bambina. Io non ho fatto niente del genere. Qui con noi non c'è nessuna bambina. Se non l'ha presa lui, di certo sa chi è stato. Mia figlia è stata rapita da casa mia ieri sera. Si chiama Katie. Ha soltanto 4 anni. Giuro su Dio che non ne so niente. Mi hanno mandato qui a concludere un affare, nient'altro. Chi ti ha assoldato? Mi hanno dato l'incarico per posta. Mi è stato detto di cercare un certo Caraway. Dov'è questo Caraway? Era accampato fuori città quando mi ha pagato ieri sera. Se n'è andato insieme a 2 uomini. La prego. Ho anch'io dei figli, mi lasci. Glielo giuro, non so niente della bambina. Ora basta, lascia il coltello sulle mani. Non è niente. È soltanto un malinteso. Mi dispiace. A quanto pare si stanno muovendo alla loro maniera. L'avevo avvisata. Digli che cambierò il mio voto, ma voglio riavere mia figlia. Non saprei a chi dirlo. Mi hanno contattato loro. Se sento qualcosa glielo farò sapere. È una promessa. Sai dirmi almeno che aspetto aveva? Mezza età. Biondo. In forma. Ricco. Mi dispiace, signor Sully. Via! Via, belli! Via! Buonanotte.
Nube che corre. Così saluti tuo fratello. Credevo che fossi nel Montana. Gli spiriti mi hanno detto di ritornare. Per che motivo? Non lo so, questo devi dirmelo tu. È la direzione giusta? Secondo loro sì. Guardate, c'è qualcosa che brilla. Avete visto? Laggiù. Apache. Sembra che siano stati attaccati un paio di settimane fa. Gli animali hanno fatto il resto. No, Annie, la bambola di Katie. Sei sicura? Oh mio Dio, non può essere. No, ti prego, no, non Katie. Oh. No, ferma, per favore. Oh. Michela, non voglio che tu la veda così. Ricordiamocela com'era, non toccarla. Ti prego, signore, la mia bambina. Salve! È lei! È Katie! Le cose della vita hanno sempre un senso, anche nelle peggiori circostanze. Se la vita ha un significato, allora anche la sofferenza deve averlo. Fa parte della natura dell'uomo domandarsi perché siamo stati chiamati a una prova tanto grande. Noi vogliamo sapere perché. Come se l'esistenza di una ragione potesse darci conforto. Io posso solo dirvi per esperienza personale che un giorno quella ragione diventa chiara. Ma finché non arriva quel giorno, trovate conforto nell'idea che Dio non ci dà mai più di quanto possiamo sopportare. E ora preghiamo tutti insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Devo andare a Denver la settimana prossima. Puoi venire con me. C'è molto da fare alla clinica, Sally. Ho parlato con il dottor Nelson. Vuol venire a trovare la sorella. Sarà lieto di sostituirti. Pensavo di dormire in quel nuovo albergo. Va bene, ci penserò. Ti farebbe bene andare via per un po'. Anzi, farebbe bene a tutti e due. Starai così ancora per molto? Non lo so, è la prima volta che mi muore un figlio. Soffro anch'io come te, Michela. Ma penso che prima lo accetteremo e prima potremo continuare la nostra vita. È passato un mese e dovremo continuare la nostra vita come se niente fosse. Non intendevo questo. Dovremmo dare feste, ricevere ospiti e magari anche ballare. Basta! Basta!
Io mi ricorderò di questo compleanno per il resto della mia vita, lo capisci, Sally? Non è stata colpa tua. Nessuno poteva sapere che sarebbe successo. Tu sì. Vuoi incolpare me? Avanti, fai pure. È così. Perché non mi hai mai parlato delle minacce di quel Garrick? Perché al momento non mi erano sembrate tali. Gravi conseguenze a te non sembra una minaccia. Quante volte tu hai rischiato la vita mettendo in pericolo quella dei tuoi familiari? Quando lo sapevo te l'ho sempre detto. E tutte le volte in cui non lo sapevi? Non curerai più le epidemie perché potresti infettare la famiglia? Hai detto e fatto cose che hanno mandato su tutte le furie persone da qui fino a Washington. Forse la vita di Katie non valeva una montagna di rame. Te la stai prendendo per lo stesso comportamento che hai tenuto con me. Non ricordi? Quasi ci ammazzavano tutti e due. Ma eravamo solo tu e io, non c'era di mezzo Katie. Mi dispiace, Michela. Ma che cos'altro vuoi che ti dica? Se solo tu mi avessi ascoltata, Katie sarebbe ancora fra noi. Michela, non sei l'unica qui ad aver perso una figlia. E nel caso l'avessi dimenticato, a me era già successo. Uno di loro verrà qui. La prossima settimana, stia a riposo. La ringrazio. Jake! Michela! Aiutatemi! È il lume che corre. Era a casa nostra. Forza! Portatelo dentro. Michela! Nube che corre ha saputo qualcosa da un gruppo di Apache. C'erano due bambine su quel carro. Una che assomigliava molto a Katie è stata portata oltre il fiume, al confine, da una donna ispanica. Pare che siano stati accolti da un gruppo di soldati. Voglio fare un'autopsia. Ho bisogno di sapere. Che cosa vuole che faccia? Ho preparato il tavolo operatorio. Ho bisogno che le tagli i capelli in questo punto. A che cosa le servirà? Katie soffriva di una leggera stenosi, Jack. Due lobi del suo cranio avevano formato un leggero rilievo. Era coperto dai capelli. Visto com'è ridotta, ci capirà qualcosa? È diverso dalle recenti fratture. Ci mettono tanto. Sono dentro soltanto da mezz'ora. La mamma vuole essere sicura, Brian, vuole essere sicura. Non è Katie.
Grazie al cielo. Allora è ancora viva. Partiamo domattina. Ciao, Mike. Grazie, Jack. Grazie, Jake. Vieni, Brian, prepariamo le provviste. Sally. Michela. Mi dispiace tanto. No, dispiace a me. Perdonami. Stringimi. Vedrai che la troveremo. Michela, te lo prometto. Presto, Grace. Va bene. Non preoccuparti, Dorothy. Dovresti stare a riposo, nube che corre. Sono forte e gli spiriti mi hanno detto di aiutarti. L'hai fatto indicandoci dove cercare. E adesso vi aiuterò a trovarla. Grazie. Voglio arrivare a Scott Canyon entro domani. Bisognerà spronare i cavalli. Ecco, ragazzo, prendi queste caramelle al limone. Katie le adora. Grazie, Lauren. Mi sembra abbiate tutto. Torneremo al più presto. Brian, telegrafa e mi dai il passo. Pubblicherò un articolo quando la troverete. Bene. E so che la troverete. Grazie, Miss Dorothy. Vi dispiace se vengo anch'io? È il benvenuto, Jack. Il Signore sia con voi. Tornerò. Va bene, ragazzi. Muoviamoci. Dottor Mike, io vorrei venire con voi, sempre che lei e Saldi siate d'accordo. Certo che lo siamo, Horace. Vi ringrazio. Quello dall'altra parte del fiume è il Messico. Già. Qui il livello dell'acqua si abbassa. È facile, non ci vorrà molto. Gli Apache hanno detto che hanno attraversato il fiume in questo punto. Ci sono due villaggi su questa strada. Possiamo dividerci e cominciare a cercare lì. Perché hanno trovato i soldati ad accoglierli? Avranno delle conoscenze. Sono sorte molte attività da queste parti. Se paghi puoi avere tutto. Va bene. È ora di andare. Assicuratevi che tutto sia legato prima di guardare il fiume. Sono quelli. Federales. Sono quelli che hanno visto gli Apache. Può essere. Alto! Oh! Buenos días, capitán. Venemos... Parlo la sua lingua. Io sono il capitano Ruiz. Posso chiedervi che cosa ci fate nel nostro paese? Stiamo cercando nostra figlia, Katie. È stata rapita da casa 6 settimane Miguel, fa. Sì, signor capitano. È da allora che la cerchiamo. Le tracce ci hanno portati qui. Pare che la donna che l'ha presa sia stata accolta da alcuni soldati. Forse viaggia insieme a un uomo di nome Caraway. Non abbiamo visto nessuna donna. Tantomeno in compagnia di un uomo e di una bambina. Ehi, cosa credi di fare tu? Ehi, quelli sono i miei sigari. Ecco, io spero che le piacciano. È veramente gentile. È un gesto che apprezzo molto. E in cambio vi darò qualche valido consiglio. La strada che porta verso il sud è molto, molto pericolosa, specialmente per una bella donna come lei. I banditi derubano contadini innocenti e diffondono menzogne sul governo di Sua Eccellenza il generale Diaz. Se volete continuare,
Lo fate soltanto a vostro rischio. Ormai siamo qui e non torneremo indietro. Come vuole, signora. Buona fortuna. Vamonos! Vai! Vai! Bene, separiamoci. Mostrate la foto a tutti. Se trovate qualcuno che sa qualcosa, portatelo alla cantina. Ci ritroveremo lì. E per la ricompensa? Metà subito e l'altra metà quando la troviamo. Andiamo. Oh, oh. Cominciamo a chiedere alla cantina. Buenos días. Buenos días. Pásenle, pásenle. Aquí, por favor, siéntense. ¿Tienen hambre, eh? Si tienen hambre, c'è solo riso e fagioli. Sapete, sono passati di qui i federales. Per noi va benissimo. Rafaela, arroz e frijoles. Stiamo cercando nostra figlia. Non l'ha mai vista? È bellissima. No, non l'ho vista. Conosce il signor Caraway? Un uomo bianco. Pare abiti qui. No, signor. Ci sono $500 in oro di ricompensa. Por la verdad, una noche è stato che un hombre che ha parlato di una bambina bianca. Come si chiamava? Oh, non me acuerdo. C'è così tanta gente che arriva qui che non posso ricordarmi tutti i nomi. Questo forse le rinfresca la memoria. Bueno, sicuro che sì. Signor. Rafaela, los frijoles! Pedro, mira. Che pasa? Ci possiamo fidare? Non lo so. Diaz sta svendendo lotti in questo paese a investitori stranieri, alcuni dei quali americani. Costruiscono grandi ranch strappando ai contadini le loro terre e usano i soldati per mantenere l'ordine. Non è questo Diaz a governare il paese? No. Sono alcuni uomini chiamati scientificos. Sono loro che governano. Signor, e l'ombre con cui volete parlare sta in Nogales per affari e tornerà domani. Il suo nome è Salvador Juarez. Grazie. Si può trovare una camera in paese? Credo che per ustedes sarà molto più gradevole dormire sotto le stelle, piuttosto che cercare un posto dove dormire nel nostro povero villaggio. Gracias. De nada, señor. Señora? Parleremo con lui domani sera. Siete stati più bravi di noi. Non è facile convincere la gente a parlare. Con me hanno parlato, ma io non ho capito una parola. Non è molto che li abbiamo portato via al Texas. Io sono stato nel Texas, che se lo riprendano. Quell'uomo dice di aver visto davvero Katie. Sembra parlasse di una bambina bianca. È tutto quello che sappiamo. Si è fatto tardi. È meglio cercare di dormire. Buonanotte. Sally, monto prima io di guardia. No, faccio io il primo turno. Bene, ho un tale sonno.
cosa ci fai ancora sveglia? Sai cosa facciamo adesso? Prepariamo una bella cioccolata calda, va bene? Io voglio andare a casa. Voglio la mia mamma e il mio papà. Muoviti lentamente, Brian. Vai a svegliare gli altri. Forza. Mamma, mamma, svegliati. Nube che corre, Roberti, svegliatevi. Ores, alzati. Ah! Vamos, vamos! Dispare! Se ne vanno, non sparate! Non sparate! State tutti bene? Cosa mai? Brian. Brian. Sei ferita? Sì. Nube che corre, prendimi la borsa. Il proiettile è uscito dall'altra parte. Cosa facciamo adesso? Torniamo ancora in paese a parlare con la gente. E se non scopriamo niente? Ci rivediamo e fra 7 giorni ci ritroveremo qui. E come facciamo per questi uomini? Possiamo raccontare che li abbiamo trovati morti sul sentiero e li abbiamo seppelliti. Domani devi cambiare la fasciatura, Brian. Hai il passo o devi farti vedere da un dottore? La ferita può infettarsi. Ma perché non posso venire con voi? Brian, ti hanno sparato. Lo accompagno io. È solo un graffio. Tornerai a casa con Nube che corre. Se restassi, potrei esserti d'aiuto. Io non voglio perdere un altro figlio. Buenas tardes, padre. Hasta luego, José. Signore, per favore. Estamos buscando esta niña. No, io non sé nada, signor. Non credo che sia qui. Cercheremo altrove. Fermiamoci ancora un altro giorno, Sally. Qualcuno avrà pur visto la nostra bambina. Parlerò con i federales. Señor, por favor. È una città a 2 giorni di cammino da qui. Se sono andati a sud. Quello non lo mangi? No, prendi pure. Questo lo estraggono dai cactus. Vai piano con quella roba, Horace. Nessuno ha accennato a un barista che non si trova. Sapete cosa c'è di strano? Non ci sono né cani né gatti in questo paese. Katie è qui. Chi te l'ha detto? Ho parlato con una donna. E lei ha visto Katie?
Alcune sue amiche lavorano in una azienda. È gestita da un bianco di nome Caraway. La moglie, una messicana, è tornata a casa 2 mesi fa con una bambina bianca dell'età di Katie. Dove si trova l'azienda? A poche miglia da qui. Che aspettiamo? Dobbiamo prima salvaguardare la vita di Katie. Robert e io andremo là appena farà luce e decideremo sul da farsi. Voi resterete qui senza attirare l'attenzione e con gli occhi bene aperti quella donna potrebbe anche venire in paese. Ha detto se Katie stava bene? Signor? Le è sembrato di sì. Dovrebbe usare questo per pulire la ferita. Tenga. Posso dare un'occhiata al suo piede? Io sono un dottore. Un momento, aspetti un momento. Voglio aiutarti. Io mi chiamo Michela. E il dottor? Tu come ti chiami? Tuo nome? Miguel. Ah, Miguel. So, fammi vedere. Per l'amor del cielo, Ores, perché non giochi una maledetta carta, la prima che ti capita? Perché hai fretta? Io ci rinuncio. No, no. Non mi sembra grave. Tenga, dovrà preparare una tisana. Ha capito? Una tisana, eh? Entiendo. Dottor Mike, possiamo parlarle? Ritorno subito. Lei trova che sia opportuno attirare tutta questa attenzione? Sally si era raccomandato. Ma questa gente ha bisogno, devo pur far qualcosa. Almeno si tolga dal centro della strada. Non riesco a vedere da qui. Vado più vicino. Prenda questa per il dolore. Le farà bene. Grazie. Dicono che lei è un dottore. È vero? Sì. Valdez, questa è una donna. Già. Ed è anche molto bella. È ubriaco, vero? Oh, un pochino. Un tantino. Mi dà forza. Ma le hanno sparato. Ah, hai... Sì. Hai visto? È un vero dottore. Il proiettile è ancora dentro. Può tirarlo fuori? Adesso? Certo, non possiamo fermarci molto. Qualcuno ci dà la caccia. Già, e vogliono spararmi un'altra volta. Che cosa ha fatto? Crede che sia un rapinatore? Eh? Un bandito? Ecco, io mi dispiace, non intendevo... Lui parla troppo. Certa gente ha paura delle parole. Signora, può aiutarlo? Veramente non ho niente... Non ho niente contro il dolore. Fa lo stesso. Tranquillo. Si sdrai qui.
È pronto. Lei conosce qualche poesia? Poesia? Sì, qualche poesia. Insomma, così a memoria. Beh, qualcuna la ricordo. E gli autori li ricorda? Ne so una di Robert Browning. Sì. Io la guarderò negli occhi. E lei reciterà Browning. E il dolore non mi possiederà. Ora lo tenga fermo con tutte le sue forze. Oh, essere in Inghilterra. Finalmente aprile è qui. E chiunque si desti in Inghilterra assiste inconsapevole al mattino. Suhetla. Sì, signora. Papà! Io vado in casa. Vesta a chiamare a mio marito. Rapido, Miguel. Papà! Enseguida, signora. Buongiorno, signora. Dove sono i suoi amici? Sono alla cantina. Traigamelos. Sì, signor. Ma che succede? È sesta? Sì. Esta è la dottora. Sa dove è andato adesso? Chi? Valdez! Egli ha estratto un proiettile. Era mio quel proiettile. Si può sapere che diavolo succede? Fornire aiuto, denaro o cibo a un uomo come quello è punibile con la morte. Se è questo il reato di cui ci accusate, i miei amici non c'entrano. Sono stata io a curarlo. Las pistolas. Abbiamo trovato i corpi di 4 uomini. Dove eravate accampati? Erano già là quando siamo arrivati. Noi li abbiamo seppelliti. Ci sembrava il minimo. Sono stati uccisi con fucili identici ai vostri. Siete in arresto per omicidio. Senta, quegli uomini volevano derubarci. È stata legittima difesa. Capisco. E lei, signore, come si dichiara? Non colpevole. È stata legittima difesa. Colpevole. E lei? Lei come si dichiara? Escondersi rapido! Rapido, los arrestaron los soldados! Dove li portano? Los llevan a una prisión mexicana llamada El Hoyo de la Rata. Los van a fusilar mañana por la mañana, váyanse! Dove stanno andando? In una prigione messicana chiamata La Topaia. Muovanse! Vogliono giustiziarli. Camine! Domattina.
prego. Dammela. Vi prego, non fate così, per favore. Vi prego. Dammela. Se vuoi la mia tortiglia, prendila pure. Sì. Grazie. Signor, signor. Bernocchi. Io prendo Katie, ci troviamo fuori dalla prigione. Ho visto una baracca di minatori venendo qui. Magari loro ci daranno una mano. Va bene. Se non dovessi tornare... Farò tutto il possibile, Sally. Es mi hija. Por favor. La prego, la riporto dalla mamma, nella sua casa. La prego, la supplico. Auxilio! Che alguien nos dé auxilio! No! Adelante. Papà, fuera de aquí. No, papà. No llores. Katie. Dove portate mio papà? Por favor, no llores. Por favor, no llores. Quando gli Apache hanno attaccato, abbiamo cercato di fuggire. Ma uno dei carri si è rovesciato. Mia figlia è rimasta uccisa. Io mi sono ferito. Sua figlia e mia moglie viaggiavano sul secondo carro. Li ho raggiunti e siamo scappati. Quando mi sono sentito meglio, sono tornato a recuperare il corpo. Ma non c'era più. Abbiamo sepolto sua figlia a Colorado Springs. È terribile perdere un figlio. Io sono impazzito dal dolore. Ah, lo so. La prego, signor Caraway. Ci sono state già troppe vittime. Mi lasci andare via con mia figlia. Per favore. Sono spiacente, ma non posso. Ecco, io... avrei voluto restituirgliela, se lei avesse cambiato il voto. Ma dopo la morte di mia figlia, avere qui la bambina ha alleviato il mio dolore.
Perché non ha almeno cercato di contattarmi? Volevo farlo. Ma quando... quando ho saputo che lei si era messo sulle mie tracce... Una miniera di rame vale così tante vite? Mi occorreva quella licenza per finanziare i miei investimenti qui in Messico. È da queste parti che si possono fare i quattrini. Sa, lei avrebbe potuto diventare ricco. Verranno delle persone a cercarci, se ne rende conto? Io, mia moglie e la bambina, a quel punto saremo già lontani in Europa. I suoi amici scopriranno che lei è stato ucciso dai rivoluzionari. Verrà mostrata loro la sua tomba. E quando sarà trascorso qualche mese, un nuovo incaricato al suo posto ci accorderà il suo voto. Me lo aspettavo da lei. Posso ancora vedere mia figlia? Vorrei almeno poterle dire addio. La prego. Ah no, la turberebbe troppo. Ma non tema. Sarà una figlia per noi. Lei non sarà mai vostra figlia. Katie è mia figlia! Ha il mio sangue! Katie! Aspettate, lasciate fare a me. Lasciatemi fare, sono un dottore, doctor. Sta bene. Ay, signora, aiutami, mi duele mucho. Mi occorre dell'acqua per lavarmi le mani. Necessita acqua. Aiutami. Ascoltate, devo voltare il bambino, mi capite? Voltare! Comprendete? Ha il cordone tranquilla, intorno al collo. Tranquilla. No, no, non spingere ora, non spingere. No. Ecco, sta non uscendo. Puedo, va bene così. Puedo. La testa è quasi fuori. Coraggio, adesso spingi. Spingi, brava. Così, continua a spingere. Spingi! Coraggio, è quasi fuori. Spingi, spingi. Sei bravissima, spingi ancora, così. Ecco, così. Ecco. Congratulazioni. Grazie. È una bella bambina. Ay, Dios, gracias. Gracias, doctora. La prego, mi lasci vedere mia figlia. Ven aquí, Roberto. Caraboy te llama. Per favore. La porterò da lei. Perché fa tutto questo? Ha continuato a piangere chiedendo di lei e della sua mamma. Io so che cosa vuol dire, capisco il vostro dolore. Non potrei tenervi vostra figlia un momento di più. Venga, bisogna sbrigarsi. Papà, andiamo a casa. Dovete fare in fretta. Oh, non dimenticare questa. Prende il mio scialle. La terrà al caldo. La ringrazio. Grazie di cuore. Ora vada.
Che Dio sia con voi. Hai soltanto 5 secondi una volta accesa. Va bene. Possiamo fidarci della donna. Dobbiamo, Sally. Questa è per lei. Se non dovessimo tornare, voglio che lei porti mia figlia a El Paso. Mandi questo telegramma a Colorado Springs. Verranno delle persone a prenderla. Sì, signor. Devi stare con questa brava signora, capito, Kate? Non andare, papà, ti prego. Lo devo fare, la mamma mi sta aspettando, torno presto. Voglio venire con te. Non puoi, Kate. Tornerò presto, d'accordo? No, papà, ti prego. E il tuo papà vuole che tu sia coraggiosa. Tu tornerai. L'hai promesso. L'ha promesso. Muoviamoci, Sally, è ora di andare. Ti voglio bene. Non sembrano essere così cattivi per ora. Che cosa vogliono farci? Ho la sensazione che saranno i loro cavalli a farlo. Michaela Quinn è stata riconosciuta colpevole di aver aiutato dei fuorilegge. Lei è condannata a morte. Complotone d'esecuzione. Che Dio ti aiuti. Muchas gracias, señor. Andale. Es una mujer valiente. Dottor Mike! Mi dispiace, Horace. Mi dispiace, Jack. Lei non sapeva che stava aiutando un bandito. Non potete ucciderla per questo! Sta zitto! Vuole essere bendata, signora? No. Bueno. Dinamita! Ah!
Katie è al sicuro. È grande gioia rivederti. Anche per me. Sali! Muchas gracias, señora. Mi sei mancata. Mi sei mancata tanto anche tu. Adios. Sapevo che mi venivate a prendere. Fino ai confini della terra. Ti voglio tanto bene. Ti adoro. Anch'io, mamma. Ti voglio bene, papà. Te ne voglio anch'io, tesoro. Sali, è meglio muoversi. Abbiamo compagnia. I soldati. Andiamo. Stai giù, Katie. Via. Dobbiamo affrontare. Non ho più munizioni, Sally. Gli spari! Non ti muovere. Vanno, Katie. Vieni fuori. Traigano il cabaio per accompagnare la dottora! Vi avevo detto di tornare a casa. Gli spiriti ci hanno fatto tornare. Sì, dottora. Hanno trovato me e mi hanno chiesto aiuto. Non so come ringraziarla. No, no. Sono io quello che è in debito con lei. Dovete sbrigarvi adesso. Arriverete sani e salvi al confine. Sei un uomo molto fortunato. Che il Dio sia con voi. A los caballos! Thank you.
Loren, c'erano migliaia di topi in quel posto. Con un po' di salsa però non erano male. E altra centinaia di fuori vestiti in uniforme. Questa storia si colorisce sempre di più. Ancora un po' e avremmo sconfitto l'intero esercito messicano. Dov'è la mamma? Ah sì, mi ha detto che avevo una cosa da fare. L'ho vista andare verso la chiesa. Torno subito. Bene. Balliamo, Katie. Tutto bene? Sì. Pensavo a questa povera bambina così lontana dalla mamma e dal papà. È una tragedia a cui non si può sopravvivere. Non affrontandola da soli. Ti ho detto delle cose terribili, Sally. Non era il tuo cuore a parlare. Era solo il tuo grande dolore. Riuscirai a perdonarmi? E tu perdonerai me? Hai visto, Katie, che bella torta? Discorso! Sono fortunata, siamo fortunati, ad avere degli amici meravigliosi, il cui amore e coraggio mi hanno dato il miglior regalo di compleanno che potessi chiedere. Tutta la mia famiglia di nuovo unita. Buon compleanno, mamma. Grazie, Brian. Sei diventato un uomo. Sono orgogliosa di te. Quanti balli mi concede, signora? Un'infinità.